870 morti nel 2012, 742 nel 2013, 729 nel 2014, 758 nel 2015, 652 nel 2016. Sono i morti sul lavoro in Italia, secondo i dati accertati dell'INAIL. Ogni giorno sono 2.000 le denunce di infortunio che arrivano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. E le cose nel 2018 sembrano andare anche peggio. Non chiamatele morti bianche. Questo è il primo di una serie di 4 approfondimenti di Fai Notizia dedicati alle morti e ai gravi infortuni sul lavoro. Una serie di approfondimenti per esplorare le cause, capire quali sono i settori più colpiti e che cosa non va a livello della formazione e dei controlli. Il 16 gennaio, a Milano, 4 operai sono morti per asfissia alla lamina, una piccola azienda metalmeccanica. 2 giorni dopo, a Brescia, un ragazzo di 19 anni è rimasto incastrato con la manica del maglione nel tornio. È successo sotto agli occhi del padre, titolare dell'azienda. Il 2018 è iniziato così e diversi casi di cronaca nei mesi seguenti hanno riportato l'attenzione su un tema che al di là di aumenti o diminuzioni di qualche punto percentuale ha i numeri dell'emergenza. Tanto che lo stesso ministro al lavoro Luigi Di Maio lo scorso 14 giugno è intervenuto alla Camera per un'informativa sugli incidenti sui posti di lavoro e ha definito i dati sulle morti sul lavoro preoccupanti, addirittura simili ad un bollettino di guerra. Lo scorso 28 marzo, intorno alle 13.30, c'è stata una forte esplosione a Livorno. Un serbatoio di solvente nella zona del porto è esploso, uccidendo i 2 operai che si trovavano all'interno. Meno di una settimana dopo, il 1° aprile, il giorno di Pasqua, c'è stata un'altra esplosione, questa volta in un serbatoio di Mangime in provincia di Bergamo. 2 operai che stavano lavorando nell'azienda sono morti. Il 4 aprile altri 2 operai sono morti a Crotone, in Calabria, schiacciati dal muro che stavano cercando di mettere in sicurezza. Il 15 maggio un operaio di 56 anni, nato in Croazia e residente a Treviso, ha perso la vita al lavoro, schiacciato da una pesantissima lastra di metallo e cemento. Il 17 maggio all'Ilva di Taranto un uomo di 28 anni, dipendente di un'impresa appaltatrice, durante il cambio funi per una macchina scaricatrice è morto, travolto da un cavo che è saltato. Il 13 giugno è successo ad un operaio di 43 anni alla Fincantieri di Sestri Ponente. Lavorava anche lui per un'azienda appaltatrice ed è caduto da un'impalcatura su cui stava lavorando e che era posizionata ad un'altezza di 27 metri. A quanto sembra non indossava l'imbragatura di sicurezza al momento dell'incidente. Questi sono solo alcuni dei casi raccolti in un elenco sempre più lungo stilato dall'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Un elenco la cui lettura integrale durerebbe a lungo, perché i casi sono centinaia e sembrerebbe in aumento rispetto all'anno scorso. Il condizionale è d'obbligo, perché l'unica fonte statistica ufficiale riguardo agli incidenti e alle morti sul lavoro è l'INAIL e nell'elaborazione dei dati c'è uno scarto essenziale tra il numero di incidenti e di morti denunciati e quelli poi effettivamente riconosciuti come infortuni sul lavoro. In parole povere, tra la denuncia e l'accertamento dell'incidente, che è il dato effettivamente valido a fini statistici, passano inevitabilmente anche diversi mesi. Per ogni episodio bisogna attendere il consolidamento dei dati dell'intero anno, con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo ad ogni denuncia. In tema di denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali o di morti sul lavoro fanno riferimento all'INAIL, quello è l'unico dato ufficiale, il resto è, diciamo così, fantasia. Sandro Giovannelli è membro della direzione generale di ANMIL, l'associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Dall'inizio del 2008 l'ANMIL ha voluto raccogliere i dati sugli incidenti mortali avvenuti in Italia cui i media nazionali hanno dato rilievo, mettendo in evidenza il fatto che non si tratta di numeri, ma di una sintesi dei più tragici eventi di cui i lavoratori sono stati vittime. L'elenco dei gravi incidenti sul lavoro, e di cui si è trovato traccia nelle cronache locali e nazionali, è circa a quota 300. Le fonti sono appunto l'ANSA, i quotidiani nazionali, testate web e siti di settore. L'intento, spiega ANMIL sul suo sito, non è sostituirsi all'unica vera fonte ufficiale statistica, che è l'INAIL, ma restituire a tutti i caduti sul lavoro almeno quella dignità di memoria che spesso va persa nelle pieghe di una cronaca disattenta. Poi l'INAIL fornisce dati aggregati e disaggregati, quindi sui dati bisogna ragionare.
E noi come associazione facciamo quello, cerchiamo di ragionare sui dati e leggerli come appunto abbiamo già fatto, guardando il nord, guardando il sud, guardando l'occupazione, guardando tutti i fattori che possono aiutare a capire meglio i dati. Però i dati sono numeri, dietro quei numeri ci sono in realtà delle persone, delle famiglie. Quindi noi pubblichiamo sul nostro sito questa raccolta di notizie dalla stampa, che certamente non è esaustiva di tutti i casi, perché molto spesso magari la stampa non riporta tutte le notizie, oppure a noi può anche sfuggire, a noi o alle nostre sedi, di captare la notizia, però quell'elenco dà la possibilità di dare a quei numeri, per così dire, se non un volto, quantomeno una qualificazione, far capire che quelle sono persone che avevano una certa età, persone che facevano un certo lavoro, persone che hanno avuto nel loro lavoro quel tipo di incidente che viene descritto nell'elenco, e speriamo questo che magari serva anche a chi ha modo di consultarlo, cercare di capire che anziché fare la guerra sui numeri bisognerebbe guardare a quello che c'è dietro. Dietro i numeri, si diceva, ci sono le persone. Eppure i numeri danno una prima chiave di lettura, spesso molto importante, e permettono di capire alcune delle principali questioni in gioco, tutte questioni che avremo modo di approfondire nelle prossime puntate. Ma ci sono alcuni dati che è importante anticipare. Innanzitutto è aumentata l'età media degli infortunati. Sempre più lavoratori sopra i 50 anni sono vittime di incidenti anche gravi. I settori più colpiti, per quanto riguarda gli incidenti mortali, sono l'edilizia e l'industria. Insomma, si muore ancora soprattutto in fabbrica o a causa di cadute dai ponteggi. E poi c'è un dato che esperti, addetti ai lavori che abbiamo intervistato, ci hanno citato spesso. L'80% degli incidenti è riconducibile ad una responsabilità individuale del lavoratore e solo il restante 20% dei casi è imputabile a qualcosa che sia andato storto dal punto di vista dei macchinari. Ma attenzione, questo non significa affatto che la colpa sia del lavoratore. Perché un tassello fondamentale, tra gli altri, è la formazione, che è, o almeno dovrebbe essere, a carico del datore di lavoro. E poi c'è un altro dato, forse ovvio visto che riflette la struttura del tessuto produttivo italiano, ma che dà la misura di quanto sia difficile controllare che le aziende applichino le regole previste per legge. L'82% degli incidenti mortali avviene nelle piccole aziende, aziende con meno di 15 dipendenti. Solo 2 incidenti mortali su 100 avvengono nelle grandi aziende. Oggi 4,4 milioni di imprese italiane devono essere vigilate da appena 3.500 ispettori. Questo significa che un'azienda può ragionevolmente aspettarsi non più di un controllo ogni 32 anni, non più spesso. E veniamo quindi alle cause. Alcuni puntano il dito contro quelli che spesso sono considerati problemi di lunga durata dell'economia italiana. La diffusione delle piccole e medie aziende, in cui l'investimento sulla sicurezza di solito è molto inferiore rispetto alle grandi società, una burocrazia sulla sicurezza complessa che spesso porta alla produzione di decine di moduli e di certificati che fanno poco in concreto per prevenire gli incidenti. E poi infine c'è la diminuzione del personale addetto alla vigilanza sulla sicurezza, che, come tutto il personale pubblico, ha subito numerosi tagli negli ultimi anni. Complessivamente si calcola che in 10 anni il numero di ispettori sia stato quasi dimezzato. Ma si può parlare di una vera e propria emergenza? Come spesso accade, la risposta non è semplice. Ogni incidente sul lavoro è di per sé molto grave, soprattutto se causa morti e feriti. Ma il confronto dei dati a livello europeo, come vedremo, riserva anche alcune sorprese. Insomma, le questioni sono numerose e complesse, e ci torneremo. Vogliamo per ora fare un passo indietro e chiarire alcuni concetti di base. Segreteria del dottor Paura, buongiorno. E lo facciamo con Giovanni Paura, direttore della pianificazione e comunicazione dell'INAIL. Qual è la definizione di sicurezza sul posto di lavoro? Tecnicamente non vi è una definizione codificata di sicurezza sul posto di lavoro. Abbiamo però una definizione operata dal legislatore della prevenzione, che è intesa come il complesso delle disposizioni, ovvero delle misure necessarie
anche secondo la specificità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o mitigare i rischi professionali. Da che cosa è messa a rischio la sicurezza sul lavoro? Ma sono tante le componenti che in qualche modo mettono a rischio la sicurezza. Si va dal comportamento del lavoratore, che spesso per abitudine e o consuetudine e o eccessiva confidenza tende a non rispettare o a sottovalutare le regole di sicurezza, alle responsabilità del datore di lavoro che, come è noto, deve osservare rigorosamente gli obblighi informativi e formativi e garantire le misure di prevenzione necessarie per evitare o mitigare massimamente i rischi professionali. Chi è assicurato da INAIL? Sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati. Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro. Viceversa, chi è escluso? Sono escluse delle importanti categorie che a norma di legge non vi rientrano. Ne cito le principali, le forze armate di polizia, mentre invece sono assicurati i vigili urbani, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale di volo, i liberi professionisti operanti individualmente. Per quanto riguarda i lavoratori in nero, sono assicurati o no? Sono assolutamente assicurati. Vige un principio di straordinaria civiltà giuridica, che è il principio di automaticità delle prestazioni, per cui le prestazioni sono garantite dall'INAIL anche nel caso di lavoro nero e dunque anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il versamento del premio contributivo. A chi spetta segnalare gli incidenti sul lavoro? L'obbligo è gravante sul datore di lavoro, il quale è tenuto a comunicare a fini statistici e informativi tutti gli infortuni sul lavoro da cui siano colpiti dipendenti che comportino l'assenza del lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Mentre in realtà, se la prognosi riportata è superiore a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare invece la denuncia di infortuni a fini assicurativi. Ovviamente è inutile dire che laddove si riscontri inerzia del datore di lavoro, ben può il lavoratore farsi parte diligente. Quindi, riassumendo, la denuncia dell'infortunio, che tra l'altro è il dato poi valido a fini statistici, spetta al datore di lavoro. Se lui non lo fa, può farlo il lavoratore stesso. E in caso di ricovero in ospedale, se hanno un sospetto, anche il medico o il pronto soccorso possono richiedere degli accertamenti. Dall'INAIL sono coperti anche i lavoratori in nero, ma sono invece esclusi, tra gli altri, le forze di polizia, i vigili del fuoco e le partite IVA. Torniamo ora sui numeri, perché già nei primi mesi del 2018 se ne è molto parlato e si è parlato soprattutto di un allarmante aumento delle morti sul lavoro. E proprio da questi numeri vogliamo ripartire. Secondo i dati dell'INAIL, tra gennaio e aprile sono state denunciate 286 morti sul lavoro in 4 mesi, 24 morti in più rispetto ai primi 4 mesi del 2017, che erano 262. L'aumento è legato soprattutto ai casi avvenuti in itinere, ossia nel tragitto di andata e ritorno tra casa e il posto di lavoro. Sempre nei primi 4 mesi del 2018, se si guardano più nel dettaglio i dati disaggregati, sono aumentate le morti soprattutto nel comparto dei servizi e dell'industria. L'analisi territoriale evidenzia poi un incremento dei casi mortali soprattutto nel nord-ovest. E in generale l'incremento interessa sia le denunce dei lavoratori italiani sia quelle dei lavoratori stranieri. E aumentano anche le denunce di malattia professionale, dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017. Per un quadro più completo abbiamo chiesto a Silvia D'Amario, coordinatrice generale della consulenza statistica di INAIL, di guidarci in una panoramica sui dati degli ultimi anni. Quindi complessivamente possiamo dire che giornalmente all'istituto arrivano complessivamente circa 2.000 denunce di infortunio, di cui circa 4 sono mortali. Le regioni in cui vengono denunciate giornalmente più infortuni sono 6, e nell'ordine sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana e il Piemonte. In particolare in Lombardia abbiamo una denuncia mortale ogni 2 giorni, in Emilia-Romagna, in Veneto e in Lazio abbiamo una denuncia mortale
ogni 3 giorni. Insomma, la maggior parte degli infortuni, e questo non sorprende visto che di nuovo rispecchia la distribuzione geografica delle aziende, avviene al nord. E purtroppo non sorprende nemmeno l'incidenza degli infortuni per settore. Se la maggior parte degli incidenti si registra nel settore dei servizi e dei trasporti, visto che contano un'alta percentuale di occupati, gli incidenti mortali e gravi avvengono soprattutto nelle fabbriche e nei cantieri. Ogni 2 giorni si registra un morto nell'industria manifatturiera e nell'edilizia. Sempre nel quinquennio 2012-2016, quali sono le cause più frequenti di infortunio? Per l'analisi delle cause di infortunio, l'INAIL ricorre alla variabile deviazione, che descrive l'ultimo evento deviante rispetto alla norma che ha portato all'infortunio. Per gli infortuni nel complesso le cause più frequenti sono in generale la caduta di persona e la perdita di controllo di macchina, utensile e mezzo di trasporto. Per i casi mortali la causa più frequente è proprio la perdita di controllo di macchinario, utensile e mezzo di trasporto, e all'interno di questa casistica emerge come prima causa di decesso la caduta di persona, quella dall'alto in particolare. Questo è l'andamento dell'ultimo quinquennio. Quindi, e questo trend negativo degli ultimi 5 anni si è riconfermato anche nei primi mesi del 2018. Come sempre la gestione assicurativa, nella quale si è registrato un incremento di casi mortali, è sempre la gestione industrie e servizi, e abbiamo avuto soltanto un caso in più in agricoltura, e il conto stato ha registrato 2 decessi in meno rispetto al 2017. L'analisi territoriale evidenzia un aumento sempre nel nord-ovest, e la classe di età più coinvolta negli infortuni mortali di questi primi 3 mesi è tra i 50 e i 64 anni, e questo forse è anche l'elemento più preoccupante per l'aumento degli infortuni mortali, dove vediamo che ormai sono lavoratori tra virgolette più anziani ad essere coinvolti in più incidenti rispetto al passato. E quindi forse anche più a rischio, proprio per ragioni di età, anche perché si è spostata l'età al pensionamento, come sappiamo, e quindi è chiaro che il lavoratore rimane più tempo rispetto al passato sul posto di lavoro e anche in attività più rischiose. E a livello europeo come vanno le cose? Per capire meglio quello che è successo con gli incidenti sul lavoro in Italia del 2017, potrebbe essere utile fare un confronto con altri paesi d'Europa. Va tenuto conto però che non è semplice, perché non tutti i paesi utilizzano la stessa definizione di incidente sul lavoro. Per fare un esempio, alcuni non includono nel conto gli incidenti in itinere, cioè avvenuti nel tragitto casa-lavoro, mentre altri, come l'Italia, lo fanno. Un altro problema poi è che non tutti i paesi hanno economie facili da comparare in questo ambito. Prendiamo per esempio un paese dove l'economia si basa su settori dove è relativamente pericoloso lavorare, ad esempio industria pesante, meccanica ed edilizia. Questo fatto si rifletterà sul numero di incidenti che si verificano in quel paese. E ora immaginiamo un altro paese con un'economia invece basata su settori a basso rischio, ad esempio il turismo. In questo caso la differenza nel numero di incidenti tra i due paesi non dovrebbe far pensare che uno è molto più preparato dell'altro sulla sicurezza, potrebbe semplicemente essere il riflesso del fatto che hanno due economie molto diverse. In ogni caso, dai dati a livello europeo, viene fuori che il tasso normalizzato di infortuni in Italia è più basso di quello di Francia, Spagna e Germania, e sostanzialmente in linea con quello dell'Unione Europea. Anche se, va detto, si tratta di numeri abbastanza vecchi che risalgono al 2014. Anche il tasso di incidenti mortali è in linea con la media europea, è inferiore a quello di Francia e Spagna, ma superiore a quello della Germania.
In ogni caso, anche se l'Italia non è in fondo alle classifiche, non significa affatto che non ci siano molti aspetti da migliorare. Allora, le difficoltà della rilevazione dei dati a livello europeo è riconducibile essenzialmente all'adozione dei diversi sistemi assicurativi adottati dai vari paesi membri e dai diversi anche contesti economici e occupazionali che li caratterizzano. Infatti il principale obiettivo di Eurostat, che appunto raccoglie ed elabora i dati dell'Unione Europea a fini statistici, è proprio quello di promuovere un processo di armonizzazione tra le varie statistiche degli stati membri. Lo stesso Eurostat infatti ha più volte espresso la raccomandazione di non utilizzare i dati assoluti per confronti tra paesi, ma di avere come metodologia di riferimento per un confronto più omogeneo i tassi standardizzati di incidenza infortunistica che rappresentano appunto il numero di infortuni sul lavoro avvenuti durante l'anno per 100.000 occupati e che a differenza proprio dei valori assoluti garantiscono un adeguato livello di affidabilità. Con un certo ritardo Eurostat ha diffuso i dati infortunistici europei aggiornati all'anno 2015. I dati infatti del 2015 riferiti, ripeto, agli indicatori standardizzati mostrano per l'Italia un valore al di sotto, per gli infortuni nel complesso, un valore al di sotto di quello rilevato per Francia, Spagna e Germania, un valore anche al di sotto della media europea. A detta dei più, non sarebbero tanto le leggi in Italia ad essere carenti, quanto la loro applicazione. Oltre alla 626 che nel 94 ha dato attuazione alle direttive del Consiglio europeo in materia, nel 2008 è entrata in vigore la legge 81, il cosiddetto testo unico, che quest'anno compie appunto 10 anni. Suddiviso in 13 titoli, oltre alle disposizioni generali, entra nel merito dei vari luoghi di lavoro, trattando tra l'altro le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale. La sicurezza sul lavoro, però, è un tema che viene affrontato raramente in maniera seria nel dibattito pubblico, dove di solito opinionisti e media si limitano a fare grandi titoli e denunce in occasione degli incidenti più gravi, senza però poi approfondire. Di nuovo Sandro Giovannelli, membro della direzione generale di ANMIL. Il numero degli infortuni sul lavoro, delle denunce di infortuni sul lavoro e delle denunce di infortunio mortale in particolare, è in calo dal 2008. Però noi dobbiamo ricordare sempre che proprio nel 2008 è cominciata una grande crisi economica che ha coinvolto i settori più produttivi del Paese. Con questo ovviamente non voglio sminuire tutto quello che si è fatto dal decreto con cui è stato riordinato il testo unico per la sicurezza, che è proprio del 2008, quindi oggi infatti in questo periodo si festeggia il decennale di questa normativa, quindi delle attività sono state fatte, investimenti sulle aziende, l'INAIL ha speso più di 1 miliardo per finanziare progetti di ammodernamento delle aziende, quindi delle attività sono state fatte, ma il grosso della riduzione probabilmente va imputato proprio alla crisi economica e la prova, così dire, la triste prova sta nel fatto che non solo in questi primi mesi dell'anno, ma già nel 2016-2017 si sono avuti i primi segnali di una sorta di inversione di tendenza. Nel 2017 le denunce di infortunio, diversamente dagli anni precedenti, sono calate solo dal 2%, dello 0,2%, chiedo scusa. Quindi sono calate molto meno di quanto calassero in precedenza. E le denunce di infortunio mortale sono salite dell'1%, sono piccoli numeri, piccole percentuali in un senso o nell'altro, che però segnalavano, almeno a noi hanno segnalato un certo tipo di tendenza e purtroppo i dati di questi primi mesi del 2018 sembrano per ora confermare questo, sembrano cioè confermare che con la ripresa economica
ripartono anche gli infortuni sul lavoro. Gli ambienti di lavoro o l'atteggiamento verso il personale dipendente molto spesso è cambiato rispetto al passato. Lasciamo stare pure gig economy, Foodora, questi ragazzi che vanno in giro in motorino a fare consegne espresso, eccetera, eccetera, che è un problema che andrebbe comunque affrontato, ma che oggi sfugge ancora. Ma nelle lavorazioni tradizionali, comunque, che sono quelle che continuano a produrre infortuni sul lavoro e incidenti e che continuano a produrle nella stessa modalità con cui le producevano da qualche decennio, quello che probabilmente manca, insieme, ripeto, a una minore qualità del lavoro che si è determinata in questi anni, è soprattutto il consolidamento, che non c'è stato, di una cultura della prevenzione dei rischi. Cioè il lavoratore, il datore di lavoro devono necessariamente essere consapevoli che si va a lavorare per poter poi vivere nelle restanti ore della giornata, e bisogna lavorare con attenzione e bisogna avere rispetto dei lavoratori e dare ai lavoratori gli strumenti e i mezzi per essere sicuri. Vi faccio un esempio: alcuni incidenti che sono capitati in questi giorni, voglio dire, dalle acciaierie venete a Padova, dove un trasporto di acciaio incandescente si è staccato e è caduto, quindi una mancanza evidentemente di manutenzione. La lastra che si è staccata al porto di La Spezia, una mancanza di manutenzione. È di poche ore fa, mentre noi stiamo parlando, un infortunio di nuovo all'Ilva, mortale per una fune che si è staccata. Quindi molto spesso, quasi sempre, l'infortunio può essere prevenuto, questo bisogna capirlo. Il concetto che l'infortunio sia una fatalità, io ogni tanto sento parlare, ma l'obiettivo zero è impossibile. No, non è vero, partire senza avere l'obiettivo zero significa partire sconfitti. Quindi bisogna cambiare la cultura con la quale si affronta il rischio nei luoghi di lavoro, e per fare questo occorre una norma. Certamente le norme ci sono, le norme sono anche molto dettagliate, spesso troppo, perché alla fine diventa un adempimento burocratico piuttosto che invece un plus valore per l'azienda, quindi viene visto più come un peso, come un onere, come un fastidio, come qualcosa da assolvere. Bisognerebbe vederlo diversamente, evidentemente, cioè come un investimento per l'azienda, perché ogni lavoratore che muore o che si fa male porta danni enormi a un'azienda. Le aziende finiscono perché i lavoratori muoiono. Questo decreto del 2008 prevedeva anche interventi sulle scuole, ma la cosa non ha avuto il seguito che avrebbe dovuto.